Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è il compleanno della mia amica, la ragazza con la quale ho fatto il vlog precedente a questo. Quindi qui con me c'ho i suoi regalini, i regalini che le ho fatto. E niente, la sto aspettando perché oggi faremo la nostra prima lezione di yoga, tra l'altro assieme. Si parte, la sto aspettando, sono all'appuntamento, perché lei ha la macchina più piccina della mia, quindi ci viene più semplice trovare il parcheggio. Io ero già salita sulla mia macchina, lei mi manda l'audio e mi fa: "Ma no, ma cosa fai? Posso io a prenderti perché la mia ci sta dappertutto." Mentre la mia è una macchina più grossa e quindi è più difficile trovare parcheggio. Niente, l'aspetto e non vedo l'ora di dargli gli auguri, gliel'ho già dati per telefono, ma non vedo l'ora di darglieli di persona. E niente, e quindi vi portiamo con noi. Eccoci, la mia amica è venuta a prendermi. Con l'aiuto di Maps siamo arrivate in questo centro yoga che spero di potervi farvi vedere. E nel frattempo la mia amica lì, girati un po', saluta. Eccoci, ecco la mia amica finalmente. Stai accanto a me, Lili, va? Si chiama, io la chiamo Lili, ma è il diminutivo, no? Ciao! Eccola, ciao a tutti. Ecco, e lei è pure la mia amica super cuoca che vi farà vedere come fa la deliziosa e squisita torta al cioccolato. E adesso però noi abbiamo famuzza. Infatti, speriamo che ci sia un bar qui perché lei ha letto che c'è questo bar, giusto lì? Giusto, quindi vediamo perché dobbiamo fare colazione. Pensiamo sempre a mangiare praticamente. Beh, facciamo ginnastica, sì. Andiamo. Allora, cos'è? Ah, la mascherina, grazie. Questa è la seconda che mi dà in 2 giorni. Eccola qua, perché siamo venuti con la sua macchina, io la mia ce l'ho. Ah, sì, bar, giusto. Questo è il centro yoga. Wow, lì ci trasformeremo qui dentro. E ora dove si va? Centro yoga, primo piano lì. Lunedì, martedì, giovedì. Non c'è l'orario di stamattina però. Quassù non c'è l'orario stamattina. Scusa, oggi è giovedì. Che spiderina. Sì, ma Oh, io ma andiamo al primo piano lì. Perché? Ma come non ti ispira? Vieni a vedere il primo piano, poi vedi come ti ispira. Guarda che ascensore metropolitano. Dai, vieni! No, vabbè, ragazzi, mi trovo in difficoltà, vedi, te lo dico, eh. Vabbè, vado a vedere, ma roba da matti, è veramente, cioè, va bene, vado. Vedrai che sarà. Non si chiude. Ah, sarà bellissimo. Roba da matti. Allora, intanto mi metto la mascherina con una mano se riesco o non riesco. Niente, chiudo un attimo, eh. Allora, io sono uscita dall'ascensore. Qui sulla destra c'è un bar, ma non c'è nessuno, c'è solo uno. E quello dovrebbe essere il centro yoga, che tra l'altro sembra chiuso. Quindi vabbè, adesso mi prendo l'ascensore, glielo racconto, io spingevo questo che tasto non è, glielo racconto alla mia amica e vediamo cosa dice. Cioè, intanto dobbiamo chiamare sta qua perché l'orario non c'è, io sapevo di avere l'orario e l'appuntamento dalle 10:30 a mezzogiorno, ma l'orario fuori del mattino non c'è, oggi che è giovedì. Ah, ma questa è bella. Lì, allora, sto riprendendo. Allora, c'è un bar, ma non c'è nessuno con i tavoli. C'è solamente uno seduto che chiacchiera con il principale, non so con chi. Non c'è nessuno, tutti i tavoli liberi. Ed è. Le danno colazione Che ne so, io c'ho la porta chiusa, io non sono entrata, mi sentivo un po' così, non c'è nessuno. Domandiamo a sta ragazza che è passata, che dici? Domandiamo a lei. Scusa,
Scusami, ti posso chiedere un'informazione? Un bar qua c'è? Guarda, se vuoi ci sono le macchinette dell'asta del mobile qui. Bar qua Ah, le non ce n'è. macchinette, niente. Se volete entrare, fate finta di non fare. Ah, ok, perché qua abbiamo visto bar noi dal centro di yoga. Forse è dentro la struttura. Grazie mille. A parte, ma non c'è più. Va bene, grazie. E quindi lì come facciamo? Andiamo a fare colazione. Facciamo colazione, ma vedi che facciamo tardi perché sono le 10 passate. Oh, Intanto io devo non me le chiamare. faccio un'ora e mezza senza mangiare. No, no, tra l'altro lì, vedi che. Così ci riprendiamo. Tra l'altro lì, vedi che. Devo chiamare sta qua perché l'orario del mattino non c'era esposto fuori. Le Chiamala allora. chiamiamo, va? Vado. Facciamo il viva voce. Libero. Mi ha chiuso. Utente occupato. Questa è bella, oh. Te lo dico. Magari ha sbagliato, voleva rispondere a chiuso, richiamo. La roba da macchina, vediamo. Ma il server dovrebbe essere più o meno la sala. Bellissimo se vai a vedere il sito su internet. Niente, mi chiude. Non so cosa dire. Vediamo se mi richiama. Questo è bello. 50 cent? Siamo arrivati al bar che però non vedo. 8:30. Quanto dice? Come 8:30? Sono le 10:05. Ah, non me la gira la telecamera. Ah, ci sono persone qua. Ah, è lì il bar, quello là in fondo. Ok. Colazione finalmente. Voilà. Ce l'abbiamo fatta. Allora, cappuccino tiepido per la mia amica che nel frattempo è andata al bagno. Cappuccino caldissimo per me. E due brioche alla marmellata. Buon appetito! Pronto? Buongiorno, sono del centro yoga. Io prima mi ha chiamato lei, prima perché Sì. stavo facendo lezione. Sì, mi dica. Eh sì, io sono Barbara, ho l'appuntamento insieme alla mia amica tra un quarto d'ora. Tra un quarto d'ora per la lezione delle 10 e mezza a 10:30. mezzogiorno. Vi risulta? Dieci e mezza? Ah, Sì. ok, noi eravamo passati da là, per questo l'avevo chiamata. Volevamo dirle se c'era il bar, ma poi lei non mi ha risposto, quindi ci siamo allontanate, forse arriveremo quei 5 minuti di ritardo. Eh sì, perché io non potevo, avevo un'altra lezione, Eh devo rispondere quando faccio lezione. no, sì, immagino. Va bene, allora ci vediamo in mezza, forse 35. Ok, va bene, Va bene, d'accordo. a tra poco. Ok, grazie, a tra poco, Buongiorno. grazie. Ciao. Ha richiamato, hai visto? Stai ridendo? Perché non sapevo più cosa dirle. Eh sì, cacchio. Sto riprendendo. Dico? No, Giulia. Ah, già, così non ci chiudo. Vabbè, scusate, privacy. Che brutta figura, cioè non sapevo più neanche cosa dirle. Comunque, aveva lezione precedentemente, quindi precedente alla nostra ce n'era un'altra, quindi anche se non c'è scritto l'orario, la lezione c'è.
Ok, ce l'abbiamo fatta, sono le 10:31, stiamo andando in ritardo. La Lili, bella mia, lei è già pronta con i leggings. Invece io ho tutto qui dentro perché mi devo ancora cambiare. Ho preferito uscire con i jeans. Quindi adesso mi tocca cambiarmi. Mi aspetterai di là in sala, lì. Ecco che entriamo. Si sente la musica in sottofondo perché siamo comunque arrivati in ritardo. C'è scritto togliersi le scarpe e spegnere il cellulare. Abbiamo appena finito di fare lezione. Io mi sono cambiata proprio all'ingresso per evitare di fare qualsiasi tipo di rumore, ma a fine lezione finalmente sono entrata nello spogliatoio, che è questo. È uno spogliatoio molto accogliente, c'ha vari attaccapanni e con questi elefantini carinissimi, dal più alto al più basso, la panchina, tutte le mie cose, e fuori dalla finestra questo è il paesaggio che si vede. Per l'occasione ho messo una maglietta con le maniche lunghe per paura di aver freddo, la maglietta su con le maniche corte che tra l'altro si è stropicciata, leggings e calzini. Questo è il bagno, che bello questo, che carino. Chiudiamoci la porta, qua c'è addirittura la doccia. Ok, eccomi, ciao a tutti, ciao ciao. Poi, ok, il bagno è qui. Oh, che carino. Ok. Wow. Bello. Ma c'è la chiave, meno male. Ok. Qua abbiamo tutti i fogli informativi. Li poggio qui. Va bene, vado al bagno. Ho notato i deodoranti per l'ambiente che ci sono qui in questo bagno. Felce azzurra, lavanda iris. Io questa profumazione non la conosco, ma conosco la profumazione classica ed è ottimo come deodorante. E poi ho notato che qui c'è quello del Lady Trend Acqua Fresh, profumatore spray per ambiente. Questo proprio non lo conosco per niente. Prima di uscire ci accorgiamo che ci sono vari seminari, varie date con diversi appuntamenti, come vedete meditazione, i massaggi con le campane tibetane e i vari diploma della titolare e di suo marito. Oh, la mia mano! Allora, appena finita la lezione di yoga, parere della Lili che ha già fatto questa esperienza altre volte. Com'è andata? Benissimo. Ti è piaciuto? Rilassatissima. A parte la fretta che adesso ho. A parte la fretta, eh sì, perché c'ho un appuntamento e però prima abbiamo il pranzo da fare a casa sua. È stata una bella lezione secondo te? Perché io non posso paragonare, nel senso che io yoga l'ho fatta poche volte e l'ho fatta a casa. Sì, anche se come si dice, a me piace più una cosa attiva, perché rilassare non riesco a rilassarmi mai. Ad abbandonarti neanche io. Però è bello il fatto di... Però? Di mettersi a contatto col proprio corpo e capire quanto si è tesi e non ci si renda conto di questa cosa qua. Mai. Brava, giusto. Senti una cosa, però non avevi freddo te? Un po'. Non faceva troppo freddo, sì. E c'era quella stufa, che era la stufa a pellet, sì. Non faceva niente. Ma anche perché sei rilassato, nel senso che ti si rilassa. Avevo troppo freddo. Comunque, lezione di yoga finita e adesso ci ritiriamo. Io dovevo passare veramente da un ufficio qui, ma dato che è fretta non ci passiamo, che dovevo firmare una cosa e niente, quindi torneremo.
torneremo fare. Anche perché qui è perché qui io devo firmare una cosa in un ufficio che mi hanno mandato già un messaggino 2 giorni fa. E niente, ci dirigiamo verso la casa della Lili, dove ci aspetta un buon pranzetto che forse lo cucina il tuo fidanzato. Sì, figurati. No, erano di casa, stavano al bagno. Vabbè, magari qualcosa fa. Andiamo a vedere, lo scopriremo tra poco. Abbiamo pranzato, non ho potuto riprendere perché comunque non eravamo sole. Vabbè, ok. Uno dei due cani della mia amica Lili, maschietto, si chiama Blade, e poi la femminuccia si è nascosta dietro la macchina, quindi niente. Eccola Bibi, è arrivata anche lei. Adesso fanno i bisognini, poi la mia amica va a lavorare e noi ci vediamo dopo. Salute Lili, va? Tanto ciao. Poi. Ciao. Eccomi, sono appena arrivata a casa, sono le 14:38, giovedì 21 ottobre. Mi sono dimenticata questa mattina di farvi vedere come mi sono vestita. Ho legato i capelli, ho fatto la mezza coda. Ho legato questi capelli, cioè i capelli solo davanti, poi ho usato questi orecchini che non, devo farvi rivedere forse girando la fotocamera, vabbè si vedono, questi orecchini qua con 2 stelle, il primo giorno che li metto perché sono nuovi, questa giacca che non è quella in ecopelle ma in tessuto, è un tipo raso, un raso un po' più spesso, e sciarpa, poi la borsa che, ma qua cos'è? Mi sono macchiata, sono forse un po' macchiata, la borsa che ho lasciato di là, comunque la sciarpa, jeans, queste scarpe, eccole qua, queste che ho usato quella sera nel vlog del in cui sono andata alla cena di lavoro. E poi sotto vi faccio vedere, aspettate che mi spoglio, mi piace molto questa giacca, mi piace molto. Allora, voilà, 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 aspettate che non è facile. Ok, ok, allora, maglioncino, qua intanto c'ho la cintura girata, vabbè, ok, maglioncino che va a cioè a punta con tante punte, finisce con le punte anche dietro, mi piace molto questo effetto qui, ci sono anche le punte sulle maniche, molto carino. E niente, è una magliettina sotto con le maniche lunghe perché avevo paura di sentire freddo. E niente, appunto, jeans e scarpe. E la borsa, ho usato una borsa non media, un po' più grande, una borsa normale nera, una delle mie borse preferite, oltre a quella piccolina che vi ho mostrato nel vlog precedente a questo. Adesso mi rilasso un po' e con questo bellissimo sfondo del mare invito tutti coloro che ancora non si sono iscritti al canale di iscriversi. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, mi trovate come Barbie Mare YouTube, tutto in minuscolo, tutto attaccato, Barbie con la Y finale come qui su YouTube. Lasciatemi per favore un bel like sempre se almeno vi ho tenuto compagnia. Vi mando un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, grazie!